Da noi inizia con una significativa stretta di mano l'incontro tra il presidente americano Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un, nucleare e temi economici al centro dei colloqui. La Commissione europea avverte l'Italia, la manovra frena la crescita, il premier Conte, il nostro sistema economico è saldo, il ministro Tria, la Germania ha ricattato il nostro paese. Via libera del Senato al decreto sul reddito di cittadinanza e quota 100 per la pensione, ora il provvedimento passa alla Camera, bagarre in aula, scontro tra maggioranza e opposizione. India e Pakistan, di nuovo ai ferri corti per la regione contesa del Kashmir, raid aerei e colpi di artiglieria al confine, Islamabad chiude lo spazio aereo ai voli civili. Nel 2012 sparò e uccise un ladro che era entrato nel suo negozio nel Padovano, tabaccaio assolto in Cassazione, la famiglia del rapinatore chiede il risarcimento danni. Reportage del TG2 a Roma dopo la caduta di decine di alberi, oltre alle buche, altri disagi per i cittadini con le interruzioni al traffico e la chiusura dei parchi. Buonasera e bentornati al TG2. Con una stretta di mano Donald Trump